Miei Padawan, bentornati. Quindi siamo qui davanti a Kanderus che ci aveva subito detto di aggregarci a lui per andare da Davik e rubare quindi la Ebonok. Quindi accettiamo la sua proposta e non perdiamoci in chiacchiere, che adesso la trama comincia realmente a decollare, comincia ad apprendere una piccola accelerata. I figured you'd be back. Allora, immaginavo Neither che of saresti us here. tornato, Now, perché non I know this collaboriamo, ce l'ha detto soluzione. nello scorso episodio. We join Uniamo le forces forze, io and ti I condurrò can nella get base di inside Devik Dalek's base, fino all'Ibonok right? e insieme ce la faremo, possiamo andare. Ok. Uniamo le nostre forze, ma come riusciremo a penetrare nella proprietà di Davik? Davik's always looking to recruit new talent. I'll tell him how you won that swoop race and mention that you're interested in working for the exchange. I'll say I brought you in so he could check you out. He'll have you stay at his estate for a couple of days while he runs some background checks on you. That's standard procedure. This is too risky. We should find another way. You got another plan, sister? Or are you just objecting because you didn't think of it? No, I don't have another plan. I would rather not place my life in your hands, however. I can say the same about you. That makes us even. Fortunately, we both want to get off this rock, right? While Davik's checking you out, we steal the Ebon Hawk and escape Taris. Come on. I've got an airspeeder nearby to take us to Davik's estate. The sooner we're off Taris, the better. Kanderus si è unito alla squadra. Possiede un impianto cibernetico speciale che guarisce le ferite meno gravi. Va bene. A questo punto, Kart e. Mi dispiace, tra l'altro, guardate, lato chiaro, lato oscuro. Cioè, ha ragione Basti a non fidarsi troppo di lui perché percepisce il lato oscuro presente in lui. Ok, c'è stato un piccolo intermezzo. Che cos'era? Chi era? Io non ho detto nulla e ancora non vi dirò nulla. Aspettate. You summon me, Lord Malak. The search for Bastila is taking too long. We cannot risk her escaping Taris. Destroy the entire planet. The entire planet, Lord Malak? But there are billions of people on Taris. We'd be slaughtering countless innocent civilians, not to mention our own men still on the surface. Your predecessor once made the mistake of questioning my orders, Admiral. Surely you are not so foolish as to make the same mistake. Of course not, my Lord Malak. I will do as you command, but it will take several hours to position our fleet. Then I suggest you begin immediately. You are dismissed, Admiral. Yes, Lord Malak. So, Kanderus, I see you've brought someone with you. Most intriguing, if I do say so myself. You usually travel alone. It's not like you to take on partners, Kanderus. You're getting soft. Watch yourself, Kallo. You may be the newest cathound in the pack, but you aren't top dog yet. Enough. I won't have my top two men killing each other. That's not good business. I'm sure Kanderus has an explanation as to why he's not working solo anymore. This is a special case, Davik. I ran into someone the Exchange might want to recruit. You may have heard something of their exploits already. Ah, yes. Now I recognize your companion. The rider who won the big swoop race. Very impressive, as was your display in the rather heated battle afterwards. Ed eccolo, abbiamo finalmente conosciuto Davik. E prima parliamo un attimo del video che abbiamo recentemente visto. Finalmente ci hanno mostrato Darth Malak, il signore oscuro dei Sith. Colui che dopo la morte di Revan è divenuto il maestro, quindi controlla tutto,
E che cosa ha ordinato? Ha ordinato di annientare Taris. Perché? Perché non riescono a trovare Bastila, che è con noi, l'abbiamo salvata, l'abbiamo presa. Non riescono a trovarla. E piuttosto che continuare in questa ricerca, vuole distruggere l'intero pianeta, sacrificando sia i suoi soldati che miliardi di civili. Non gli interessa nulla. E il sottufficiale che cosa gli ha detto? Gli ha detto: serviranno un paio di ore. Quindi Malak gli ha risposto: mettiti all'opera, inizia subito. Ci restano quindi poche ore, dopodiché Taris verrà bombardato e noi dovremmo scappare prima che arrivi tale bombardamento. Detto ciò, siamo qui davanti a Devik e niente, dobbiamo fingerci per l'appunto interessati allo scambio, interessati a diventare dei mercenari anche noi. Presentiamoci, sì, è giusto, tanto controllerà su di noi, farà delle ricerche, ha detto, quindi è giusto ammettere che ci chiamiamo Jake Moonin. È un piacere conoscerti, Devik. You know, Candorous was right. The exchange is always looking for new talent. You could have a bright future with our organization. With the recommendation from Candorous and a thorough background check, you could become part of the exchange. Many would kill to prove themselves worthy of this honor. La tua offerta mi alletta, Devik. Cerchiamo di mantenere una copertura. Doppio gioco. Come with me. I will give you a tour of my operations. I'm certain you'll be most impressed. Ah, there she is. The Ebonhawk. My pride and joy. The fastest ship in the Outer Rim. Note the state-of-the-art security system I've had installed to protect her. The shields are completely impregnable. Nobody can get past them without the codes to try and steal my baby. Unfortunately, the Sith military blockade has grounded my vessel. The Ebonhawk can outrun any vessel in the galaxy. But even she isn't fast enough to avoid the auto-targeting laser cannons of the orbiting Sith fleet. I am, of course, working on acquiring the Sith departure codes so that I may come and go as I please. However, progress has been slow. But we should continue our tour. Che noi abbiamo quei codici e puntiamo a rubargli la nave per l'appunto. The slave quarters are just down the hall. If you need anything during your stay, food, a massage, feel free to call upon their services. If all goes well with your background check, you will be invited to join the exchange. I'd advise you to accept the offer when it comes, or suffer the dire consequences. O ne pagherai le conseguenze. Cioè, dobbiamo... Ti consiglio di accettare l'offerta, se arriverà. O ne pagherai le conseguenze, quindi non è un consiglio, sono obbligato ad accettarla. Va bene, Devik. Non vedo l'ora di lavorare con te. You will stay in these rooms as my guest for the next few days. I will not accept no for an answer. Feel free to visit the slave quarters at any time during your stay. I must warn you that if you are found anywhere outside the guest wing during your stay, or if you bother my other guests, my security forces will deal with you most harshly. I will return after the investigation into your background is complete. Until then, make yourself comfortable. Come, Calo. Let us leave our guests in peace. E Calo Nord, che come rivediamo è tornato, era molto dubbioso su di noi. Ed era dubbioso sul fatto che Candorous non lavorasse più da solo. All we have to do is figure out a way to get past the Ebonhawk security system, and we can get the rest of your group off this planet. No sense waiting around here, though. The sooner we get off Taris, the better. Esatto, prima ce ne andiamo e meglio è, quindi iniziamo da subito ad esplorare. È vero che ci ha detto, se esci dall'ala i miei uomini ti spareranno. Che ci provino, davvero che ci provino. Allora, Candorous è salito di livello, parliamogli un attimo, vediamo che cosa ha da dirci. Vediamo, sai nulla di questo mondo. Yeah, I know Taris. I wasted the last 2 years in this rat hole working for Davik. I suppose an accurate way to describe this place would be cesspool or dump. You got the rich on top, the poor being crushed underneath, and people like me trying to make a living doing the crushing. It's not exactly what you'd call spiritually fulfilling work, but it gets the bills paid. And on Taris, money can go a long way to making things easier. You have anything else you want to ask? Già da questo dialogo capiamo che comunque è un uomo intellettualmente onesto. Lui sa di schiacciare i poveri perché i più ricchi pagano. Lo sa bene, cioè non è ipocrita, l'ha detto.
E però su Taris i soldi sono importanti, lui si trova nel mezzo, non è né tra i più ricchi né tra i più poveri, si è trovato per 2 anni su questo pianeta, si è adeguato, sa benissimo che non è una cosa giusta, ma è il suo lavoro, praticamente ci ha detto ciò. E è schietto, è stato onesto ed è stato anche giusto nel dircelo. E dopodiché ci ha detto prima che dobbiamo riuscire a disattivare la Ibonok per riuscire a scappare, ma dobbiamo anche radunare il nostro gruppo, perché siamo qui in tre, mancano ancora il T3, manca Carte, manca Mission e manca Zalba. Dobbiamo partire tutti insieme. Allora, mi stavo chiedendo se avessi storie interessanti da raccontarci. You want to hear tales of my exploits? Of the wars I've seen and fought, the enemies I've seen die by my hand? Sure, I'll humor you. My name's Candorus, of the Mandalorian clan Ordo. I've been fighting across the galaxy for 40 of your years. For my people, it is the honor and glory of battle that rules us. It's through combat that we prove our worth, gain renown, and make our fortunes. E qui è iniziato a parlare dei Mandaloriani. Per la sua gente è l'onore e la gloria in battaglia che conta. Attraverso il combattimento proviamo il nostro valore, ci guadagniamo la fama e facciamo la nostra fortuna. Questa è la logica della maggior parte dei Mandaloriani. E possiamo chiedere, è per questo che la Repubblica è stata attaccata dai Mandaloriani? È per questo che hanno avuto inizio le guerre mandaloriane? The Sith came to us with an offer. To fight a worthy enemy in a battle that would be remembered forever. Win or lose, as long as the fight is worthy, then honor is gained. The glory at having triumphed over impossible odds is what drives us. If there's nothing at stake, your possessions, your life, your world, then the battle's meaningless. We Mandalore take everything we are and throw it into battle. It's the true test of yourself. The battle against death, against oblivion. Ha detto, tra le tante cose, una più importante degli altre, ovvero i Sith sono arrivati con un'offerta. I Mandaloriani non hanno iniziato l'attacco da soli. I Sith sono arrivati con un'offerta, quindi loro hanno poi attaccato la Repubblica. Ok, cerchi la morte, non cerca la morte. Lui si sente, come dire, si sente vivo unicamente sul campo di battaglia. La sua battaglia è contro la morte, finché la vince è vivo. Ok, finché la vince può essere ricordato. Sta combattendo contro l'oblio, contro la paura di essere dimenticato una volta morto. Allora, è per questo che lavori come mercenario? Times have changed now. The Mandalore clans have been scattered across the Outer Rim. The Republic is in decline, and the Sith Empire rises to take its place. The clans as they were aren't a threat. But the galaxy still fears us. People think we war out of spite or bloodlust. They don't understand and fear that. We only wanted the challenge of the battle and glory from it, win or lose. And we lost. But now I have no real challenges. Crushing Davik's enemies and the pathetic gangs in the lower city of Taris could not be considered the most glorious of tasks. When I think of the battles I fought, the thousands I've killed, the worlds I've burned. I weep for my past. We will never again speak of this. We've got work to do, so let's get to it. Allora, facciamo un attimo un riassunto. Lui è praticamente nato e cresciuto sul campo di battaglia, ha combattuto per 40 anni. Ha combattuto le guerre mandaloriane e ci ha praticamente detto che i mandaloriani sono stati sconfitti nelle guerre mandaloriane. Quindi, adesso i clan sono piuttosto separati, piuttosto relegati nell'orlo esterno, non sono più un pericolo come la gente crede. E lui quindi è venuto qui su Taris, ma non è molto onorevole la missione che fa. Cerca un compito, cerca qualcosa da portare avanti, quindi potrebbe tornarci utile. Nel frattempo vi rifaccio vedere come sia molto più verso il lato scuro, infatti cambia la posizione, cambia un po' l'aspetto e aumentiamone il livello. E io come sempre punto il cura ferite, faccio veloce questa volta, metterei la vita. Per ora così, va più che bene. Ok, e certo, mi sarei più di un livello. Allora ragazzi, piccolo taglio, scusate, non ricordavo. Ed eccoci, l'abbiamo portato anche lui al livello 9 e possiamo proseguire.
Allora, di qui ad esempio non si può andare. Di qui una porta standard ci permette di aprirla e possiamo un pochettino esplorare. Vediamo per ora dove possiamo andare. Questo qui è evidentemente la sala del trono di Devik. Lui si siede qui e fa quello che fa sempre, ovvero l'uomo coi soldi che bulleggia un po' gli altri, no? Si vanta di avere i soldi. Molto belli tra l'altro questi corridoi, mi piace come sono resi i colori e capiamo che siamo in un posto effettivamente ricco. Ed eccoci, ci hanno già scoperto le guardie, noi non dovremmo essere qui. In 3 secondi abbiamo già cominciato una scazzottata mai vista prima. Sì, e lo so che c'erano altre soluzioni, c'erano altri modi. Effettivamente non credevo di trovarmi qui subito dei nemici, ma sono un fan del film di Bud Spencer e Terence Hill, quindi quando c'è da menare le mani io le meno, soprattutto con un mandaloriano in squadra e un Jedi e Jake che non ha nulla da invidiare agli altri due. A questo punto ci hanno un po' scoperti. Ah certo, qui è la porta dell'hangar, non si può andare. Allora, mi sto un po' perdendo. Adesso giro un po' a sentimento, poi guarderò più tardi la mappa, più avanti la mappa. Comunque, già abbiamo scoperto un po' di più delle guerre mandaloriane, dal punto di vista poi di un mandaloriano. Andate ragazzi, andate, colpite. Vedremo poi che cosa ne parla, cosa dirà anche Cart, da un punto di vista di un soldato repubblicano, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo tante cose ancora da scoprire, ancora da argomentare, perché abbiamo solamente iniziato a vedere la punta dell'iceberg. Ok, pronto soccorso ormai non ci serve più di tanto. Abbiamo Bastila che ci cura quando vogliamo, quindi siamo protetti da quel punto di vista, siamo a posto. E un altro. Vai col fuoco rapido. Ah, ho usato uno scudo, quindi non serve a nulla. Vai tu, Jake. Perfetto, perfetto, perfetto. Quanta rabbia. Percepisco una rabbia in te, giovane Jake Moonin. Colpiscili, uccidili tutti. E noi li ammazziamo tutti, per l'appunto. Vai, Jake. Oh. Fortino lui, ci ha parato l'attacco. Non l'avevo manco vista la guardia qui. E Bastila, dammi un po' di cura. Grazie. Ancora un poco. Per fortuna che... Yes, con la calma che l'ha detto quando ha chiamato il personaggio. Sì, e mi stai chiamando, scusa. Devik ha detto, appena uscirete da lì, le mie guardie, state attenti perché... Attenti a chi? A quali guardie? A queste? Non credo che tu abbia sottovalutato di molto Jake. E se inizierai a informarti, Devik, in questo momento, capirai che non ho solamente vinto la gara di Swoop. Ho fatto qualcosina di più. E da qui sono arrivato, scusate, mi sono un attimo perso. Manca questa porta, quindi. Ah, che è di nuovo la sala di prima, la sala del trono. E di cui ci riporterà quindi nel corridoio. No, è un'altra sala. Questo qui sta a guardarci. Perfetto. Sì, a questo punto... Sì, saliamo di livello. Livelliamo. Voglio livellare e finalmente Jake sale di livello. È un po' che non sale, quindi... Allora no, è inutile. Alla fine ho scoperto l'inutilità di questa cosa. O hai tante spine e quindi attiviamo il terminale e attiviamo qualcosa, oppure è inutile farlo. Allora, resti. Non me li assegnati prima. Chiave d'accesso informatica, va bene. Vediamo le altre porte. Vai, Jake, saccagnala. Staniamo il nostro caro amico Devik. Devik? How dare you invade my chambers? How rude! I am a personal guest of Davik himself. I left specific instructions that you guards were not to disturb me until morning. How can Davik expect me to invest in his ventures with this kind of incompetence on display? I should summon the other guards and report you to your commanding officer.
Allora. Sì, sì, sì. Se vuoi chiama l'allarme, voglio che lo attivi. Voglio salire di livello, voglio dimostrare quanto sono forte, voglio dimostrare quanti uomini servano per fermare Jake. Io non lavoro per Davik, brutto pallone gonfiato. Don't work for Davik? Then what do you... Blas! Assassins! Guards! Save me! Nobile di Taris. Mi dispiace. Mi dispiace perché... Tu la pagherai per delle colpe che sicuramente hai, ma per le colpe che tutti i nobili di Taris hanno. E Jake si è stufato di voi. Ottimo, tira fuori la squadra. Un combattimento bravissimo. La dimostrazione di come non puoi competere. Un lavoro pulito, pulito, per così dire. Potevamo fare tutt'altro. Ma è giusto, dopo che abbiamo fatto degli episodi un po' più lenti, un po' più calmi, è giusto ora sfogarsi, ragazzi. Abbiamo parlato abbastanza, abbiamo parlato più del previsto, c'è ancora molto da dire, ma ora c'è da menare le mani. E basta, niente di più. Ok, porta standard, di qui ci manca. Lì tra l'altro c'è qualcuno, vediamo se possiamo liberarlo e vediamo chi sarà. E questo è un droide torturatore, siamo nella stanza delle torture di David. E... ok, mi ero perso. Stavo guardando com'era fatta. Qui David che porta i suoi nemici e li tortura. Vediamo che cosa... non parla. Cerchiamo di liberarlo a questo punto. Un secondo, ok. C'era l'inquadratura che non si capiva nulla. You have no idea what it was like in that torture cage. I don't know how much more I could take before going mad. Non potevo stare fermo e vederti soffrire, perché comunque mi dispiace, sono una persona sensibile. I don't have anything to give you as a reward for freeing me. Nothing tangible anyway. But I've got information that could be worth a fortune. I used to be the pilot of the Ebonhawk, Davik's flagship. I know the codes to disable the security system protecting it. I'll load them onto your datapad now. You can use those codes to steal the Ebonhawk right out of its hangar. Sell it to the highest bidder, ransom it back to Davik. Whatever you do, you'll make thousands. Ok, grazie. Sì, sei libero e ho fatto più che bene liberarti, perché ora sappiamo come andarcene con l'Ebonhawk. It won't be long until Davik figures out I'm free. I have to get out of this base before that happens. E anche te, caro uomo, buona fortuna. We've got what we came for. We should get going. Ok, apertura, gabbia, l'abbiamo aperta. Allora, che cosa ci manca? È tutta questa parte di qui. Quindi sinistra e ancora sinistra. Sinistra. In realtà anche... ah, quella parte qui doveva condurre all'hangar, giusto? O era chiusa? Ragazzi, sapete che mi dà fastidio lasciare i punti neri. Cassettone, l'ho aperto qui, per forza l'ho aperto. Siamo partiti da qui, se non sbaglio. È la nostra... esatto. Noi siamo partiti da qui, perfetto. Ora riesco un po' a orientarmi. Quindi no, non siamo andati nemmeno di qui. What? Dove sei? Ok. Ragazzi, sfondiamo questa porta perché non ho nessuno che possa aprirla. Effettivamente forse era meglio mettere in squadra tipo missione in questo caso. Dai, dai. Hey, what's the idea of barging in here? Get out of here. Ah, un altro. Le guardie, gli schiavi non possono uscire dalle zone adibite, non possono vedermi qui dentro. I wasn't actually going. Damn it! Okay, great. You just scared off my date for the night. Solito, vuole chiamare le guardie. Mi sono perso. No.
Lo so, ragazzi, non è giusto, ma è già tanto armato, non è una brava persona. Quelli che lavorano per lo scambio, quelli che lavorano per Davik, non sono brave persone, quindi... non stiamo uccidendo brava gente. You should have picked an easier target. By the time the guards show up, they're gonna have to take you out of here in pieces. Ok, va bene. E vediamo. È una scommessa che hai fatto. Vediamo se mi portano via a pezzi o portano via te a pezzi. Ti è andata male. Hai scommesso male, ragazzo. Perfetto. E anche lui ha fatto un urlo. Muori, ha fatto dai, muori. E sta tornando la vecchia gloria, no? Si sente di nuovo preso. È uscito il suo istinto mandaloriano che c'è in lui. Ok. Bastina, curaci un pochettino che Jake ha bisogno ancora un po'. La cura è ancora poco. Recuperano pochi punti vita, però... man mano potenzieremo, man mano andremo avanti. Colpiamo, voglio, e non scapperemo dalla base in questo episodio, ma voglio farvela vedere tutta, quindi il tempo sta per finire, ma vediamo. Chi tu? Perché tu qui? Vai via o me chiama guardie. E no domande, tu esci o io arrabbia. Rispondi alle mie domande o inciderò le mie iniziali sul tuo teschio con il mio blaster. Non è vero, non ho nessun blaster, ma... io ho arrabbiato ora, vedrai come tu piace mi chiamare guardie, tu muori ora. Va bene, non ho il blaster, te lo incido con la vibrolama. Punti lato oscuro guadagnato. Io chiedevo le domande, volevo sapere se effettivamente lui era... era un cattivo o un buono, volevo un attimo capire, e non ha voluto rispondere, ha chiamato le guardie. Suppongo che anche lui fosse un cacciatore di taglie di Davik. E qui sta uscendo un po' più la natura di Jake, che è buono con le persone buone ed è cattivo con le persone cattive. Non ha molto mezzi termini. Se qualcuno ci dimostra, cerca di ostacolarlo o altro, ecco che esce in lui la cattiveria, la rabbia. Tanto se vi faccio vedere un attimo questa stanza, perché è la stanza dei trofei, la sala dei trofei. Questo è la testa di un Rancor. Vediamo se riusciamo ad aprirla. È resistente questo cassettone. E se poi lo manchi anche... ho capito che devo mettere in squadra per forza qualcuno. No, dai, ce la sta facendo, dai. Preghiamo. Forza. Forza, incoraggiamolo, ragazzi, bravissimi. Grilletto facile, sì. Qui c'è un altro cassettone che dovrò aprire a colpi. Questa è la testa di un Rancor. Qui ci sono altri animali catturati. Non so se li vedete bene. Eccoli, anche perché non posso giocare molto con la visuale, faccio fatica. Colpiamolo. Coraggio, ragazzi. Oh, il vostro incitamento evidentemente funziona. Forza Jake, bravo. 100 crediti, datapad. Ok, leggiamo il datapad. Sempre più difficile trovarlo, eh. Eccolo qui, questo datapad contiene una registrazione dei trofei di caccia di Kalo Nord. È la stanza di Kalo Nord, di quelli senzienti e non. L'ultima annotazione si riferisce ad una recente caccia a Rancor, quello che abbiamo visto di fronte appena entrati. Quello che a Rancor mancava in intelligenza veniva recuperato con le dimensioni, la forza e la ferocia. I blaster sono stati inutili contro la sua impenetrabile copertura e sono stato costretto a ricorrere a metodi meno ortodossi per abbattere la belva. Il primo passo sono state delle mine ben piazzate, come tra l'altro abbiamo fatto noi, vicino ad una pozza di acqua, le cui esplosioni hanno portato le creature in un canyon chiuso dove stavo in attesa, nascosto tra le rocce. Appena il Rancor mi è arrivato sotto, gli sono saltato sul collo massiccio. Ha arretrato cercando di colpirmi e sbalzarmi per liberarsi, ma ero in una posizione perfetta. Incapace di scrollarmi via, il mostro ha aperto la bocca per un ululato mostruoso e sono riuscito a buttargli in gola delle granate a frammentazione.
L'esplosione mi ha sparato via dal cadavere, sfracellato, ma fortunatamente la testa era ancora intatta. Se la porto a Taris, sono sicuro che Devik la monterà nella sua sala dei trofei, assieme alle altre teste che ho raccolto per lui. Quindi, cioè, la sala, la stanza, essendo la base di Devik, è la sala di Devik, ma i trofei sono tutti di Kalo Nord, è lui che va a prenderli, è lui che poi li vende a Devik. Vavik ha anche espresso la sua intenzione di ingaggiarmi. No, non è Vavik, infatti è Devik. Ecco perché a volte vi dico la traduzione, stavo dicendo chi è questo personaggio, Vavik, no, è Devik. Ha anche espresso la sua intenzione di ingaggiarmi. Potrei accettare l'offerta, anche se devo ancora ottenere il più grande trofeo di caccia in assoluto. Una perla da un drago Kraite di Tatooine. Kraite, il drago Kraite, era anche in un universo espanso, il Kraite era uno stile con la spada dei Cavalieri Jedi, uno dei sette stili. Allora, proseguiamo. Vediamo quanto dura ancora, ragazzi, perché sono stanchino, il tempo della registrazione sarebbe anche finito. Vediamo se riusciamo a colmare tutto. Benvenuto nelle stanze degli schiavi, signore. Qui abbiamo frutti succulenti e bacche per tentare il tuo palato, e bagni lussuosi per lenire i tuoi dolori e la tua stanchezza. Now this is my kind of place. Would you like a relaxing? Vuoi un massaggio rilassante? Qualunque cosa tu desideri, noi siamo qui per servirti. No, non ho... Lo facciamo. Oh, mi piacerebbe dare un bel massaggio adesso. Come desideri, signore. Lo troverai molto rilassante. Se mi vuoi seguire nella camera dei massaggi qui dietro, possiamo anche andare. Oh, typically male. Is it possible for you to keep in mind that we have more pressing business to attend to? Spero che tu sia rimasto soddisfatto del mio servizio. Grazie alle mie abilità ho ricevuto molti complimenti dai clienti precedenti. E basti, l'ha fatto quel piccolo commento con una piccola nota di gelosia. Allora, questa va bene, era proprio come nei miei sogni, sei davvero un'esperta nella tua arte. Grazie, gentile signore. Spero che tu esprimerai la tua soddisfazione anche a Devik. Spesso lui ricompensa le schiave che fanno bene il loro lavoro. Hai bisogno di altro e... vorrei liberarti. Non si può, quindi torna quando vorrai usufruire di ciò che offriamo. Sì, vediamo se possiamo liberarla in qualche modo. Ci ripete le stesse cose, vediamo informazioni. Va bene questa, è una persuasione un po' oscura, ma... Dimmi ciò che voglio sapere e racconterò a David quanto mi è piaciuto la tua performance. I complimenti di un cliente sono un lusso ben accetto da queste parti. Devik premia gli schiavi che fanno bene il loro lavoro, ti dirò ciò che vuoi. Devik raramente lascia che ci allontaniamo dalle stanze degli schiavi, sappiamo solo quello che ci viene raccontato dagli ospiti. Recentemente tutti non fanno che parlare del povero Udrov, che l'abbiamo salvato. Lui ha i codici e era lì perché è stato beccato a rubare delle spezie dal laboratorio. Ok, praticamente la stanza delle torture l'abbiamo trovata, ci avrebbe spiegato dove andare, noi l'abbiamo fatto a naso. Ok, vediamo l'ultimo. No, va bene, grazie di tutto. Cosa manca per concludere l'episodio? Manca... No, in realtà... Qui, nella caserma, ma secondo me siamo anche andati, è solo una stanza che mi lascia ancora un pezzo di oscurità sulla mappa, quella che a me dà fastidio per intenderci. Andiamo a fare un controllo, se no andiamo nell'hangar. Destra e ancora a destra. No, c'è una porta effettivamente che non abbiamo ancora aperto. E una mina. Vabbè, la faccio saltare. Non ho nessuno, penso. Forse lui può disattivare. Comodo! Comodo lui che è rimasto qui a farsi fare i massaggi, no? What? Siamo da tutt'altra parte noi.
Ok, va bene così. No, scusate ragazzi, non ho visto nemmeno io che cosa abbiamo preso, perché si era bloccato, quindi ho ripremuto per smuoverlo, per aprirlo, e in realtà ho premuto su ok, raccogli tutto. Va bene, abbiamo fatto così. Allora, adesso concludiamo l'episodio davanti alla porta dell'hangar. Hangar che mi pare fosse di qui? Qui a sinistra, giusto? La porta dell'hangar. Quindi qui ci fermiamo. Il mio gruppo non so che fine abbia fatto. Sta più o meno arrivando. Sì, si bloccano tra loro due. E davanti alla porta dell'hangar, mentre li aspettiamo... Ah, eccoli. Ciao ragazzi. Vi salutiamo. Io, come sempre, ragazzi miei, sono Emilio Valotti, spero di avervi intrattenuto, spero che la serie stia cominciando a piacervi sempre di più, perché adesso, preso l'Ibonok, noi ce ne andiamo da Taris, vedremo altri pianeti, cominceremo a scoprire cose quindi diverse, sia sulla guerra, sia su ciò che è accaduto prima di quello che stiamo vivendo in questo momento. Detto ciò, grazie per essere stati con mia compagnia. Io, come sempre, sono Emilio Valotti, miei Padawan, ragazzi miei, che la forza, come sempre, sia con voi. Grazie ancora di tutto.